Abbiamo al Valle Rotonda Park anche Luca Antonelli. Ciao Luca! Ciao a tutti, mi presento, sono Luca Antonelli, in arte conosciuto L.A. Lumino multicolor, vedete nel video, c'è, si chiama Abstract. È il mio compagno di avventure, mi accompagna quando sono nello studio e mi aiuta, mi dà ispirazione. Io sono nato a Civitavecchia del Friuli il 14 novembre del 1978. All'età di 2 anni mi sono trasferito con la mia famiglia, cioè in provincia di Frosinone, per esigenze lavorative, era bellissimo quel periodo. Dove nell'età adolescenziale ho iniziato a prendere in mano i colori, cioè a disegnare sui fogli di carta. Una cosa che mi piaceva tantissimo e che esternavo in quel momento quello che trovavo dentro. Luca, le tue opere sono idee, colori, forme, come mi ricorda anche molto Pollock. Ma qual è il tuo approccio alla pittura? Camminando per strada, cioè mi fermai davanti alla una libreria, e vidi che era l'esposizione di libro di Jackson Pollock. Non so perché o per quale motivo, ma comunque entrai a acquistare questo libro. Tornando a casa iniziai a leggere le prime pagine della biografia di Pollock, in tutte le sue sfaccettature, e da lì qualcosa dentro si risvegliò. Decisi di riprendere in mano la passione che avevo messo da parte, ma questa volta non con i colori e con sui fogli di carta. Comprai alcune tele, alcuni colori, qualche barattolo di smalto e iniziai piano piano a riportare su tela quello che Jackson Pollock raccontava. Con il tempo ho capito che comunque ogni goccia di vernice che vedi che rimbalza sulla tela è un'emozione, ed è questo quello che voglio il messaggio che voglio far passare alle persone che guardano questo mio lavoro. Un'altra domanda, Luca: nella bidimensionalità dell'arte figurativa, la tua ha una grande componente tridimensionale. Qual è l'idea di spazio e profondità che ci vuoi trasmettere nelle tue opere? Ho deciso di reinventarmi con l'astrattismo, seguendo in parte la storia di Pollock comunque, ma portarla ovunque. La mia arte non dovrà avere forme di nessun tipo di forma, nessun deve vareggiare dai soggetti alla tela, su qualsiasi cosa, cioè dove si possa creare qualcosa. Basta osservare il piccolo mino che era semplice di colorazione, deve essere trasformato con tantissimi colori, come questa pagaia, utilizzando anche dei vecchi quotidiani, riportando, cioè, secondo me, dal mio punto artistico, dalle mie emozioni, c'è un semplice cavallino per bambini, che secondo me è uno dei giocattoli preferiti, ma renderlo pieno di colori, pieno di vita, come ad esempio il monopattino, diviso e ripersonalizzato da me, con un semplice baratto di vernice può raccontare uno stato d'animo, un'emozione, una sensazione. Io vorrei prendervi tutti quanti veramente per mano e iniziare un viaggio che unisca realtà e fantasia. Prendetevi per mano e portarvi all'interno del mio lavoro, farvi conoscere, raccontare e farvi in parte provare le stesse emozioni che ho provato anche io nel crearlo. Comunque spero soltanto che questo video vi sia piaciuto e vi ringrazio a tutti per